Eh, questo documentario parte da, da lontano perché il lavoro che c'è alle spalle è un lavoro prima di studio e poi diciamo, di, set, di elaborazione set. E, per i primi due anni che ho trascorso nel quartiere, dalla prima volta in cui sono entrata, eh, ho semplicemente preso app appunti con la mia telecamera e ho... Sapevo che volevo lavorare su questo gruppo eh, di, di, di persone, ma eh, volevo sapere cosa raccontare, cioè intuitivamente c'era tantissimo da raccontare, però volevo ben conoscerle e sono sempre entrata con la mia telecamera palesandomi, era un po' strano questo fatto perché una donna in questo quartiere con la telecamera ero invadente per loro ovviamente, però piano piano loro mi hanno accolto e in quei, in quei due anni, dal 2009 al 2010, che ho raccolto diciamo, eh, materiale per me per riflettere, è, è nata anche dentro di me un'idea, un di, un modo di raccontarle. Un modo di raccontarle che voleva essere quello non del reportage, ma di far emergere le loro storie. Da, dal loro modo di vivere nel quartiere, e l'idea era quella di dare la possibilità a uno spettatore di, fare, di trascorrere un periodo dentro il quartiere, quindi con, con queste persone, col modo loro di vivere e, e così è stato diciamo anche il lavoro che abbiamo fatto con Iosella Porto, cercando di immaginare una struttura. Abbiamo immaginato la struttura e poi abbiamo eh, organizzato le riprese con la troupe che sono durate. Per tre settimane eh, in tre mesi diversi durante l'anno, quindi in estate, in inverno e in primavera. E, e quindi insomma, siamo andati avanti seguendo un'idea che era quella di uno sviluppo narrativo. Cioè mh, lo sviluppo narrativo era per me ovviamente suggerito da due cose: uno, l'evoluzione delle stagioni, quindi ovviamente. Quello che fanno di differente, oltre al fatto di prostituirsi no? e, e, e di stare nel quartiere, cosa c'è dietro? E avevo scoperto questo legame con la religione. E, per cui l'idea di. Eh, cogliere in questo quartiere una scansione temporale che non era quella semplicemente del lunedì martedì ma anche quella delle feste è una cosa che mi ha molto colpito io comunque sono siciliana quindi eh, catanese eh, sono nata anche, anche io con le feste delle madonne e dei santi cioè la mia infanzia è stata quella di eh, venivo portata no, sempre andiamo alla festa della santa andiamo alla via crucis eccetera poi io vengo mio padre è di origine di un paese dell'etneo quindi la via crucis per me è una, una cosa che avevo visto sin da piccola quando l'ho rivista a San Berillo <ride> perché la vidi nei due anni di studio, la cosa mi sembrò veramente incredibile. E per cui questa scansione viene dai di, dal momento di studio e eh, il corso di Badanti. Mi, mi avevano raccontato di questo corso di Badanti, era successo in realtà due anni prima, quindi io lo ricostruì e mi sembrò assolutamente un'altra strategia narrativa utile. Intanto, vabbè, ovviamente tematicamente una cosa <ride> non solo simbolica, no? cioè, queste persone vengono... Eh, mh, sono un problema per il quartiere, per l'urbanistica, no? si vuole rinnovare il quartiere, cercano di non, non tenerne conto oppure di spostarle, no? per cui ho detto questa è veramente, rappresenta un problema sociale e è, è un atteggiamento superficiale di voler risolvere un problema sociale, lo voglio, lo voglio riprendere. E mi aveva colpito moltissimo il fatto che fosse proposto loro un corso per badanti, cioè loro si occupano dei corpi. La prostituzione è un lavoro sul corpo, un lavoro artigianale sul corpo. E quello che gli era proposto era un lavoro, eh, le badanti, cioè di cura del corpo, quindi trovavo questa, questo accostamento assolutamente straordinario e, e, e narrativamente mi aiutava perché c'era un inizio, c'era uno svolgimento e c'era una fine anche in un corso, no? soprattutto la consegna dei diplomi. Io mi immaginavo, uno vede queste persone nel quartiere vestite da donna, no? quindi. Poi vanno al corso, ma i diplomi gli vengono consegnati con i nome da uomo, per cui mi sembrava anche un modo di eh, entrare e uscire dal, dai loro abiti, no? Aiutava a entrare e uscire dai loro abiti, anche il corso di Badanti, per cui questo ha eh, costituito, diciamo, la struttura. Quando io parlo di struttura non intendo dire che sono state date poi a, ai, alle persone che sono diventate poi personaggi, no? Persone e personaggi dei copioni. Io semplicemente sapevo eh, i momenti strutturali che erano le feste o erano il corso di badanti, ma poi la vita lì eh, che avevo vissuto nei due anni quando andavo sempre lì con la mia telecamera è fatta di caffè, di attesa, di dialoghi davanti alle porte. Questa è la, vita, la quotidianità è questa. Eh, uno esce dal quartiere va a comprare il caffè per tutti, prende le pizzette, ci sono, ci sono infatti vari piccoli momentini. No? Di, e la loro vita è fatta di attese, soprattutto ovviamente in quest'ultimo periodo, perché il quartiere è stato un famoso quartiere a luci rosse, no? anche prima era un quartiere artigiani, poi è stato distrutto, poi diventa un quartiere a luci rosse, ma ultimamente mh, diciamo è piuttosto vuoto, no? non è il quartiere a luci rosse degli anni 60, che non, non si poteva entrare, io non sarei potuto entrare comunque perché c'era anche molta delinquenza. No? E nel 2000 sono state chiuse le porte, quindi sono state eh, mandate via molte prostitute, adesso rimangono veramente lo zoccolo duro, e io su questo ho anche una mia idea, nel senso che sono rimasti i trans, quindi in fondo io, io mi dico vabbè, in Sicilia sempre maschilisti siamo, sono rimasti gli uomini a tenere duro, quindi anche questo mi aveva colpito. Per cui praticamente io quello che avevo vissuto nei due anni prendendo il caffè mi sembrava assolutamente una cosa, avevo colto moltissimi dialoghi e semplicemente io non gli ho detto parlate di questo, cioè ci mettevamo lì, magari mi ricordavo, dico senti parlate dei miracoli, perché era una cosa che avevo sentito e loro senza nessun copione, in scenario, con queste conversazioni ovviamente noi abbiamo moltissimi dialoghi nel film e moltissimi dialoghi che io ho in archivio che non sono dentro il film, e soprattutto ovviamente il montaggio rende un dialogo più compatto perché magari il dialogo di Franchina e Alessia sui miracoli davanti alla porta è un dialogo che nel film durerà un minuto e mezzo, due minuti, però ovviamente è un dialogo di venti minuti. Cioè, quindi è, è questo. Per cui i dialoghi per me erano molto importanti, cioè la scelta eh, registica era quella di. Non farle parlare attraverso le interviste, cioè questa è proprio una scelta che io ho avuto sin da subito. Ho delle interviste loro che avevo girato perché comunque le faceva sciogliere, era bello farle raccontare, e soprattutto pensavo magari le userò come, come, come filmati virali, promozionali, cioè per farle raccontare, ce le ho, può darsi che le userò, ma non dentro il film. L'idea è che nel film lo spettatore si medesimi. E non attraverso la razionalità, cioè di un racconto, uno capisce le problematiche quando uno si racconta. In un'intervista, no? noi ci mettiamo nei panni dell'intervistato perché ne cogliamo le tematiche. No, mi piaceva non avere questo filtro, mettiti sì nei panni di queste persone, ma con l'emozione, direttamente. Diciamo. No, vabbè, eh, ovviamente io ho una formazione eh, sul linguaggio, cioè, eh, ho fatto comunicazione, poi ho fatto la scuola di cinema e soprattutto a me piace mo mi piacciono moltissimo i film di finzione, io non sono per forza preparata sul documentario, o se, se, se parliamo di documentario per me il documentario è Herzog 1. In realtà quello che mi ha colpito moltissimo, ma da sempre, ed è un film che io uso, io anche insegno, uso anche moltissimo con gli studenti perché diciamo secondo me è un manuale di linguaggio audiovisivo, è il film di Godard Vivre sa vie che in italiano è questa, la, questa è la mia vita. In questo film ci sono, vabbè, ogni sequenza è un, un argomento di linguaggio da studiare, ma in particolare c'è una sequenza, che è la sequenza sulla prostituzione, dove viene descritta proprio la, la vita di Nanà, come Nanà si prostituisce, come viene pagata, no? e quella scena che è comunque eh, l'origine del film. In realtà Godard partì dal voler raccontare questo, poi partendo da un, da, un, da un articolo giornalistico di un sociologo, partì da questo e poi in realtà è diventato un pezzettino del film, e il film è diventato di finzione. No? Ecco, io ero assolutamente attratta da questo modo di eh, descrivere la prostituzione con tanta eleganza e veramente, eh, le immagini sono bellissime, cioè ci sono questo avvicinamento di corpi di nana con gli uomini, no? fatto di dettagli, di, di, di volti che respirano sulle spalle, cioè ci sono delle immagini bellissime, questi soldi che vengono dati, le mani nelle tasche, cioè, ovviamente l'ho vista miliardi di volte questa scena, no? Ed ero sicura che se avessi usato un momento dove avrei eh, messo in scena i clienti non mi sarei ispirata alla realtà. Non volevo io stare da Franchina, non, non, ecco, questo non mi è mai interessato. Quando Franchina o le altre avevano il cliente noi ci defilavamo. Cioè c'era questo accordo, non mi interessava questo. Perché? Perché non era questa la cosa che mi interessava, però ne volevo parlare. Perché nel film si fa un viaggio nel quartiere, ci si dimentica forse chi sono loro, ma io alla fine volevo riportare eh, lo spettatore alla realtà. Cioè, questa è la vita di una prostituta, soldi, corpo, dare quello che è, al di là di Gesù e <ride> al di là de, della storia del quartiere, cioè l'essere prostituta. E mi sembrava veramente la scena di, del film di Godard mi sembrava... Straordinaria dal punto di vista del tatto, del, dello stile, e quindi l'abbiamo cercato diciamo, di fare delle inquadrature. Infatti, sono anche le uniche inquadrature col cavalletto del film. Perché il film è tutto girato camera a mano, tranne quella scena dove è un po' curata, è tutto elegante, ci sono delle comparse. Gli uomini sono tutti <ride> alcuni sono della troupe, e altri erano dei personaggi che si giravano, quindi non sono attori. E gli abbiamo chiesto questa delicatezza ed è stato anche bellissimo girarle perché comunque sono stati dei momenti delicati, ecco, molto delicati, questi primi piani. E quindi questa è l'origine.